Ciao a tutti e bentornati sul canale, eccoci con la recensione del mercoledì e come vedete torniamo a parlare non solo del Trono di Spade ma anche delle Rock Candy. Finalmente è arrivata la Rock Candy di Daenerys, come sapete ho preso anche quella di Brienne ma quella la guarderemo più avanti, quindi direi di non perdere tempo e cominciare subito. Un piccolo difetto che ho trovato in questa box è che il logo di Game of Thrones nella parte sotto è talmente scuro che si confonde completamente con lo sfondo e praticamente non si legge. Sul lato destro c'è un po' lo stesso problema, ma molto meno perché c'è più sfondo grigio chiaro, quindi vediamo che c'è scritto ovviamente Daenerys Targaryen e la scritta è sempre un po' lucida. Sul lato sinistro troviamo sempre i tre cerchietti. Su quello in cima vediamo il render digitale della nostra Daenerys, nel mezzo ovviamente c'è il simbolo della casata Targaryen e sotto vediamo quello di Brienne. Sul retro troviamo lo stesso sfondo dei pop del Trono di Spade, quindi il classico finto tessuto con tutti i vari stemmi delle casate, dopodiché in grande c'è il render di Daenerys e più piccolo c'è il render digitale di Brienne. Quindi procediamo con l'unboxing per vedere la nostra Rock Candy fuori dalla scatola. Ecco qui la nostra Daenerys fuori dalla scatola, come vedete come tutte le Rock Candy arriva con la sua bella base trasparente. Un'altra cosa che possiamo notare è che ha i vestiti da Khaleesi, quindi una Daenerys degli inizi, infatti vediamo che c'è anche un Drogon cucciolo appollaiato sul suo braccio, ma cominciamo a guardarla dal viso. Per quanto riguarda il suo viso, come vedete c'è il piccolo Drogon abbastanza in mezzo alle scatole, ma questo è inevitabile perché vedete che addirittura una delle ali è appoggiata praticamente ai capelli di Daenerys. Per quanto riguarda il viso invece, vi dirò che sinceramente dal render digitale era una delle cose che mi convinceva meno di questa Rock Candy. In realtà, vedendola dal vivo, devo dire che è molto meglio di quello che mi aspettassi. Immancabili infatti sono le sopracciglia belle folte di Daenerys, gli occhioni sono belli grandi come in altre Rock Candy che abbiamo visto, mi piace anche il fatto che abbia le ciglia un po' più folte, il resto del viso è adorabile perché ha un minuscolo nasino e anche la bocca è veramente molto carina, anche la forma mi piace. Ovviamente vediamo anche i suoi capelli chiarissimi, ma quelli li guarderemo nel dettaglio quando passeremo al retro tra poco. Prima di passare al resto del corpo, occupiamoci subito del piccolo Drogon. Per quanto riguarda il muso, mi dispiace dirlo, ma non mi piace granché. Più che altro non mi piace come è stata fatta la bocca, perché gli dà un'espressione un po' sciocca, secondo me. Cioè, sembra un po' stupidino. Ok, mettiamola così. Teniamo presente che i draghi, anche quando erano così piccoli, comunque insomma facevano la loro scena, no? Qui invece sembra talmente un cartone animato che a mio parere non rende assolutamente l'idea. Mi sarebbe piaciuto un po' più feroce e un po' meno sono un cucciolo carino. Questa cosa dell'espressione in realtà è un peccato perché, come vedete, il resto del corpo è veramente molto carino. Le ali sono aperte ed è una cosa che mi piace moltissimo. Vediamo che c'è anche tutta la parte che sfuma dal nero al rosso e anche il resto della, diciamo, anatomia delle zampe inferiori e della coda è veramente molto carina. Proseguendo verso il basso troviamo il resto dei suoi vestiti Dothraki. Il top è molto carino perché ha la parte superiore intrecciata e poi vediamo che c'è tutta la texture del tessuto che rende proprio l'idea del fatto che sia un po' spesso e un po' grezzo. In vita porta queste cinture dorate che sono scolpite a rilievo e mi piacciono veramente un sacco. Una cosa che mi piace un po' meno
è la giuntura tra la parte superiore e inferiore, perché non è proprio, diciamo, precisissima, e soprattutto da questo lato si nota abbastanza che sono due pezzi diversi attaccati insieme. Su entrambe le mani porta i suoi guantini senza dita, molto carini, e mi piace che sia stato messo come dettaglio. Scendendo ancora troviamo il resto della gonna, che comunque ha sempre la parte texturizzata sul davanti. Poi risulta molto dinamica perché è tagliata in questo modo, sempre sul davanti. Infatti vediamo anche sbucare pantaloni barra leggings, come li vogliamo chiamare, marroni che porta sotto. Ai piedi porta gli stivali, come possiamo vedere sono comunque abbastanza dettagliate. Per quanto riguarda il retro, al di là del resto dei vestiti, almeno quello che si riesce a vedere, ovviamente la parte interessante sono i bellissimi capelli di Daenerys. Come vedete la scultura di quelli slegati è comunque fatta bene, ci sono tutte le varie ciocche e anche qui risultano abbastanza dinamici, e ovviamente non potevano mancare le due file di tre. E questa volta la scultura non è così forte, diciamo, non è così marcata, però devo dire che mi piace. Non so se effettivamente l'avrei preferita un po' più decisa, ma trovo che stia bene anche così. Quindi ragazzi, questa è la Rock Candy di Daenerys. Come vi raccontavo prima, il render digitale non mi aveva convinto particolarmente. In realtà devo dire che dopo questa recensione ha sicuramente guadagnato dei punti. Quindi, che dire, non rientra tra la mia top delle Rock Candy, ma sicuramente se l'è cavata più che bene. Fatemi sapere a questo punto voi cosa ne pensate, perché sono veramente curiosa. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!